Hai mai sentito parlare del sonnambulismo? Questa patologia si verifica quando una persona cammina e compie attività complesse mentre non è ancora sveglia. Il sonnambulismo può essere causato da sonno irregolare, abuso di alcol, febbre, disagio psicologico e stress. Ma ci sono casi dove l'individuo non ha avuto nessun tipo di situazione che avrebbe potuto causare questa patologia. Ci sono casi in cui il sonnambulismo viene provocato da entità maligne. Questo è proprio ciò che è successo a questa ragazza, che viene ripresa da alcune telecamere di sicurezza, proprio nel momento in cui si verifica questo disturbo. Sembrerebbe uno dei tanti casi di sonnambulismo, ma guardate bene cosa avviene dopo. La ragazza si alza dal letto barcollando. Dopo di ciò, prende una scatola per i fiammiferi. Ne accende qualcuno portandolo vicino alla bocca. Dopo di ciò, la ragazza si dirige verso la cucina. Apre tutti e due i frigoriferi e incomincia a buttare a terra tutto ciò che trova nel frigorifero. Subito dopo succede qualcosa di veramente incredibile. La ragazza prende un bicchiere e lo posa sul tavolo. E guardate cosa succede. Un altro filmato mostra la ragazza mordere un rotolo di carta igienica e allo stesso tempo possiamo notare un tappeto che viene trascinato da una forza invisibile. La ragazza sembra non essere cosciente di tutto quello che sta facendo, ma dalle immagini si può capire che viene controllata da una qualche forza maligna. Le cantine mettono sempre un po' d'ansia, soprattutto quando ne hai uno in casa e devi scenderci giù per prendere qualche oggetto che magari hai dimenticato. Un certo JB con suo figlio hanno incominciato a sentire degli strani suoni provenienti proprio dalla loro cantina. Un po' spaventati e incuriositi, decidono di scendere giù a controllare. Ad un certo punto, le luci si spengono senza alcuna ragione. JB, con la sua telecamera, inquadra un'ombra oscura che terrorizza molti. Io per conto mio non ho mai amato le cantine. Voi cosa avreste fatto se vi sareste trovati in una situazione simile? Nel prossimo filmato, un uomo che sta viaggiando su un aereo gli prende uno strano oggetto volare in cielo. Dalle immagini non si capisce bene cosa sia. Molti dicono che sia solo un fake. Voi cosa pensate possa essere? Una donna di nome Tammy dichiara di avere la facoltà di vedere e di parlare con gli spiriti. Per confermare ciò che dice, ha installato delle telecamere di sicurezza con sensore di movimento. E finalmente una notte, la telecamera piazzata nella camera da letto gli prende due pantofole che si muovono da sole, come se qualcuno le avesse indossate per utilizzarle. Fantasmi, alieni. Mi chiedo sempre cosa ci sia dietro a tutto questo. Conoscere la verità non è mai facile, ma come dice un vecchio detto, chi cerca trova. Il video finisce qui, ragazzi. Noi come al solito. Ci rivediamo alla prossima. Ciao!